Confcommercio Brescia indica una serie di interventi necessari per le migliaia di lavoratori del commercio che oggi si trovano a fare i conti con una situazione economica pesante e pericolosa anche per il futuro. Una serie di misure possono aiutare le aziende a rimettersi in piedi e ripartire guardando avanti, ma serve agire su più fronti e serve farlo ora, dalla burocrazia al fisco, all'accesso al credito. Le aziende da troppo tempo che sono chiuse, sono tutte in grave crisi di liquidità e pertanto occorre che gli strumenti che ha messo in campo il governo vengano rinforzati perché non sono sufficienti e soprattutto vengano sburocratizzati perché oltre a non essere sufficiente abbiamo il problema dei tempi estremamente lunghi per l'erogazione. A oggi non ci risulta siano stati erogati in maniera significativa i fondi promessi, mi riferisco ai 25.000 euro per le piccole imprese e agli importi superiori per le imprese un pochettino più strutturate. Altra cosa importantissima sono gli interventi a fondo perduto per poter ripartire con una certa tranquillità. Inoltre abbiamo chiesto anche una moratoria maggiore, più lunga, più significativa per quanto riguarda il tema delle scadenze fiscali e previdenziali, che ancora adesso sono qui, che ci stanno arrivando addosso, e soprattutto un protocollo per la ripartenza dal punto di vista sanitario che sia facile e non costoso. Ecco, abbiamo bisogno di regole chiare e non costose. Una per tutte, non è pensabile che un negozio di 40 metri possa accedere una persona alla volta. Abbiamo chiesto anche il reintegro degli ammortizzatori sociali, perché voglio ricordare che il famoso decreto Cura Italia aveva permesso, diciamo così, programmato 9 settimane di ammortizzatori sociali, ormai queste settimane sono già passate, sono già scadute, perciò riteniamo opportuno fare in modo che gli ammortizzatori sociali siano rinforzati e un intervento importante sul tema degli affitti. Il governo ha programmato un 60% di intervento come credito d'imposta sugli affitti, però il 40% resta a carico delle imprese e nel momento in cui le imprese non stanno fatturando sono un onere troppo importante. Inoltre, un altro tema importante è l'intervento delle amministrazioni comunali sui tributi locali.